Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Dark Folly Channel con un nuovo video sul canale. Oggi vi trovo sul server playcubecraft.net in descrizione e sono qui a portarvi un nuovo episodio delle Lucky Island da solo perché ho un paio di cose da chiedervi, quindi ho preferito farle da solo. Quindi innanzitutto vi invito a lasciare un pollice in su se vi piace questo server e questa serie e vi invito anche a lasciare un commentozzo su tutto quello che vi andrò a chiedere. Comunque, prima di iniziare qui questa partita dove di sicuro sarò sfigato, vi spiego perché sto facendo questo video da solo, perché volevo chiedervi, dato che già da un mese all'incirca che ho finito la serie con mio fratello, quella parkour, volevo chiedervi se conoscevate magari qualche mappa nuova natalizia da poter portare sul canale appunto in questo periodo, perché buono, non volevo fare una cosa del genere con mio fratello, quindi se lo sapete lasciatemi o il nome qui sotto di una mappa che non ha fatto nessuno, mi raccomando, oppure il link sulla pagina Facebook, perché i link su YouTube vengono bloccati immediatamente, quindi inutile me li passate. Comunque era questa la cosa che vi volevo chiedere e niente, adesso possiamo iniziare. E inoltre anche, ecco ragazzi, la texture pack. Che cavolo è successo? Molti voi mi chiedono, Dark, perché non usi una texture pack? E sto cercando una, me la sta facendo anche un ragazzo, quindi non preoccupatevi, tra un po' dovrò usare una texture pack. Anche se non è poi una cosa che mi attira così tanto, perché mi piace le texture di Minecraft. Mi piacciono, non so perché. Comunque, abbiamo trovato qua una accetta che andremo ad usare come arma. E queste cose qui che le butto perché fanno abbastanza schifo. Comunque, da quello lì ho visto che c'è anche un lucky block al di dietro di... non lo so, questa mappa si chiama Western. Non so che cosa abbia di Western, però va bene. I polli. Non mi servono cose da mangiare. Non mi servono cose da mangiare, quindi non vi... neanche vi ammazzo, vi lascio lì. Andiamo da questo qui, ragazzi, che... se non sbaglio è messo bene. Sì, ho visto che aveva un po' d'armatura. Oppure era skin di diamante, non lo so. Comunque scusatemi anche se la voce sarà notata leggermente bassa, ma ho mal di gola, come sempre. Come sempre. Comunque, ok, è qua. No, è senza armatura. Facciamogli fare il ponte. Ok, grazie. Vedi, abbiamo il nostro schiavetto. Adesso possiamo ammazzarlo. Arrivederci, faccia buon viaggio dalla Folletti Express. Ok, siamo arrivati qui. Siamo rimasti in 8 player e sono messa abbastanza male come armatura. Qui c'è uno zombie, pensavo fosse un player. Non è che mi dropperesti tutta la tua armatura. Ma che gentile, glielo che te l'ha fatto. Mancano le scarpette, non so se ce le aveva. Qui c'è un altro caschetto, messo sempre male come questo. Non c'è nient'altro, no. Però non riesco a capire, quello che abitava in quest'isola, dove è andato? Secondo me è morto. Secondo voi? Sì, secondo me è morto. Ah, qui c'erano le scarpette, non ci avevo fatto caso e le avevo là sotto. Sono davvero inciecato. Comunque, andiamo qui al semicentro, sempre se questa terra ci basta. E sempre se la, il server non si mette a laggare, perché questa è la quarta partita che registro e il server crash così, ad cavolum. Comunque, zac zac, siamo arrivati qui e non possiamo andare oltre perché ho finito i blocchi. Meno male che ho il piccone di diamante, così almeno posso raccogliere tutta questa sandstone in 10 millisecondi. Zac zac zac, ok, perfetto. Direi che possiamo andare qui. Ok, ok. Siamo rimasti in 4 giocatori, stranamente ancora non sono morto. Ma perché mi devo buttare... ecco, perché mi devo buttare cucca da solo? Comunque abbiamo trovato un blocco di ferro, ci potremmo fare la chase plate. O la spada. Però prima voglio andare lì. Questa mappa è strana, cioè non capisco cosa sia. Questa forse è una ferrovia e quella è il treno, presumo. Credo, sì. Comunque andiamo qui, zac, e vediamo, dimmi qualcosa di fortunato e non un piccone di diamante. Se magari non l'avessi avuto era utile, però ce l'ho. Mi serve un ciuffolo. Comunque non mi sta andando male. Diciamolo, non mi sta andando male. Anche perché c'è gente che ancora non ha trovato l'arco esplosivo. E quindi è la cosa peggiore da trovare, l'arco esplosivo come avversario, che ti fa saltare qualsiasi cosa. La spada di Pietro, grande, con sharp nessuno. Meno male che c'è Pietro che mi accompagna in tutte le avventure nei server. Di qualsiasi minigame c'è sempre la spada di Pietro incantata. Comunque, questo dovrebbe essere il quello era il semicentro. Questo è il semicentro con la torta, grazie. Oggi non è il mio compleanno, però si sta avvicinando. Qui c'è una chest troll. Chest troll. Ma che simpatica. Niente, siamo rimasti in tre. In tre. Tre giocatori. Di cui uno era al centro. Penso. Qui c'è un... è la prima volta che arrivo al centro in una mappa. Cioè, in un server del genere. Qui c'è Babbo Natale. E basta. Tiene tanta TNT, fin troppa. Andiamo ad ammazzare Babbo Natale. Anzi, no. Ci shiftiamo così lui non sa che sono qui. Ah, mi ha visto. Appena detto, facciamo finta che non ci vede. Ciao, team. Team, se ha qualche bastone sulla mano, quello che incendia, non mi piace. Oppure quello che cura. Non lo so. Ecco, la TNT. Ma no, me l'ha tirata addosso. Questo è il kit della TNT, presumo.
Ah no, ha il bastone della TNT. Ha l'arco pure. Vabbè, ho trovato il full tutto. Non so se prendo la TNT, secondo voi esplode? Tipo così. No, ok. Se la piazzo, neanche. Ma siamo rimasti in tre, perché te la devi prendere con me? Non stavo facendo la più grossa generata, perché se mi stava per buttare giù. Va bene. Dunque, lasciamola andare al centro, tanto chissene. Io vado qui al semicentro, vedo se riesco a trovare qualcosa di decente. Come arco, chiedo. O così decente qui. No, uno zombie. E può morirci. Arco, arco, arco. Ender pearl. Sono cadute giù, vero? Grazie mille. Mi servirono le ender pearl che cadevano giù. Ecco, ok, ho trovato l'ultimo. Cioè l'ultimo, il terzo ultimo, che è full diamante. Bene. Full diamante. Ma perché? Ho vinto. Ma perché ho vinto? Tessa vuol killed by Tessa e Hellas è caduto giù ed è morto. Ok, tutto chiaro. Ma boh, la prima partita è stata abbastanza strana perché non so come sono morti tutti e due. Hanno preferito morire anziché affrontarmi. E adesso ci troviamo sulla mappa Frost. Mappa fantastica. Ma non è vero, non può essere vero che al primo lati blocco è caduto nella lava. Non può essere vero. Comunque le mappe di questo server sì, sono fighe. Spada di pietra al primo colpo. Dimmi che non cadono le cose giù. Perfetto, sandstone. Poi ho visto, ok, c'è la scala che mi porta sotto da altri lucky block. C'è anche del diamante, quindi se trovo il piccone. Arco, vabbè, buono. Trovo anche il bastone che mi cura. Oh no, sì, regeneration coso. Qua c'è il cibo. Abbiamo anche la crafting, quindi non ci dobbiamo neanche affaticare. Sac. Magari se li splittavo facevo prima, però ormai è fatto così. Ok, 6 panini. Adesso raccogliamo la legna. Peccato non ho trovato nessun tool, perché sennò sotto potevo farmi la spada di diamante già. Però vabbè, vediamocene. Devo capire un pochino come funziona sta mappa, perché ho visto che ce n'è uno qui. Uno qui, ok, tutte queste sono attorno. Questo dovrebbe essere un semicentro forse. Poi perché nello stesso albero mi hanno dato due pezzi di legno diversi. Boh. Dai, ammazziamolo. Preso. Però è finito sull'isola. Dovrebbe morirci. Non ha tantissima vita. No, ha attivato lo scudo di legno. Cioè di foglie. Vabbè. Io ho la spada di pietro. Quello non so che spada abbia. Siamo qui in 16 giocatori, non 12 come prima. Qua mi sono bloccato. Vediamo se riesco ad andare così. Al centro. Ho preso danno, cavolo. È una porta quella, eh? Sì, è una porta. No. È armatura lui. Sta laggando. Sì, sta laggando parecchio. Perfetto. Regeneration wood, non so cosa faccia. Forse mi sta curando, forse. Ah, ma lui aveva la spada di diamante. Però toglie meno di... No, aspetta, toglie di... Ah, questo qua toglie di più. Aveva lui pur giunta la spada di pietro e toglieva ancora di più. Poi vabbè, fulmine. Questo qua. E armatura inutile. Vediamo qua cosa troviamo. Terra. Vabbè, prendiamolo perché mi servono per fare i ponti. Sotto altri due lucky block. Ok, questo qua è un semicentro fatto come le nostre isole. Due bastoni uguali. Shield wand. Cioè, posso buttare tre scudi a cavolo. Perché il cooldown dipende per ogni scudo. Comunque, siamo già in 7 giocatori. Vediamo da qui dove posso... Ah, c'è il centro. Ma direi di andarci, se non ci vede nessuno. Ok, vabbè, tanto. Chi ci dovrà buttare mai? Ogni volta lo dico, però ci voglio male. Dai, dai, veloce. Ho sentito esplosioni, la cosa non mi aggrada. Dai. No. No, ti prego. Ok. Quella mi ha frecciato. Potrei provare a fare lo shield. Perfetto. Poi avanziamo. Altro shield. Ma perfetto. Ok, questo qua. Ah, ho 4 shield da fare. Ma fa un bagno, no. Quella mi ha tirato il fulmine. Anch'io posso tirarlo però. No. Vabbè, full diamante. Ciao. Okay. Full diamante contro, giustamente. Vabbè, senza parole proprio. Ovviamente io stavo facendo tutto il mio bel ponticciolo. Vediamo se si vede. Sì, questo qua tutto di foglie, bello naturalistico. E mi lascio quello full diamante contro. Quindi niente, direi che questo episodio può finire qui. Due partite già sono abbastanza. La terza farebbe durare questo video 20 minuti. Quindi invito a lasciare tanti like e commentozzi. Speriamo che questa Mali... Oddio, si è messa in prima persona. Speriamo che questa qua riesca a morirci e non vincere la partita.